A poco più di 12 mesi dal primo lockdown, la terapia intensiva dell'ospedale San Jacopo resta in prima linea sul fronte nel quale si combatte il Covid, con il personale che vi lavora che continua a vivere quotidianamente i drammi causati dalla malattia. È cambiato qualcosa nel vostro reparto, per fronteggiare questa malattia? Siamo diventati tutti molto più esperti nel trattare, la malattia di cui stiamo parlando. Siamo diventati estremamente più pratici e efficienti nell'effettuare le pronosopinazioni, nell'assistere le persone affette da questa malattia che hanno bisogno di un ventilatore meccanico, dell'intubazione tracheale, di sistemi che sostituiscono la funzione renale, di sistemi per accessi venosi centrali e siamo diventati più efficienti, direi. Il trattamento però è rimasto fondamentalmente lo stesso. In questo periodo, in questo anno, non è stata trovata la pallottola magica che sconfigge il virus. Noi siamo maggiormente in grado di gestire l'assistenza e la terapia alle persone che sono affette da polmonite da coronavirus. Questo sì. Siamo anche riusciti in un periodo verso la fine dell'anno a far entrare i familiari, a gestire magari un familiare al giorno per un singolo paziente. Per noi è stata una grande gioia poter far entrare le persone dentro il reparto di terapia intensiva, chiaramente sorvegliate e seguite, e hanno potuto vedere i propri cari. Rispetto allo scorso marzo, vedete dei cambiamenti? Sono diversi i pazienti che arrivano nel vostro reparto? Sono diversi, sì. Questo però devo premettere che è un'impressione personale legata a un numero comunque limitato di casi, ma sono persone con un'età media più bassa. Non si vedono solo ultra-ottantenni e ultra-settantenni, ma si vedono anche persone che oscillano fra i 55 e i 65 anni. Non tutti sono affetti da altre malattie gravi. Alcuni possono essere ipertesi, alcuni con un'anamnesi muta. Non sono sicuramente la maggioranza, ma a mio giudizio c'è una diversità. L'aggressività del virus a me sembra maggiore rispetto alla prima ondata di marzo.